cinema. Non perdetevi questa eccezionale proposta del cinema Megaplex, signore e signori. Il programma del Festival del Film dell'Orrore oggi prevede Lo zombie innamorato, Fuori di teschio, Aggiungi un mostro a tavola, Ho sposato una strega, La vendetta del vampiro, La rivolta dei lombrichi, oltre al celebratissimo classico del genere Ogni scarrafone bello a mamma sua. Mini, sei stata brevissima. I miei complimenti. Che ritmo, che brio. Per riuscire a fare questo lavoro bisogna essere dei contorsionisti provetti. Io ci provo, capo. Festa Mini, ho deciso che ti meriti una promozione. Qui sei sprecata, tu devi lavorare in sala. Oh, grazie capo. Darò una ripassata al manuale di addestramento del personale. Non la deluderò. Bene, nella sala 13 tra poco finirà l'invasione dei vermi giganti. Da una pulita prima della prossima proiezione e attenta a chi non vuol pagare il biglietto. Oh, se ne prendo uno lo sistemo io. Ah, l'invasione dei vermi giganti è soltanto un... Quei maleducati sporcano dappertutto e non rimettono mai a posto i sedili. I vermi giganti! Il furbacchione voleva nascondersi tra i sedili per poter vedere il film una seconda volta gratis! I vermi invasori stanno entrando dappertutto! Lasciatemi, fatemi scendere! Non mi sfuggirai, furfante! Ora ti faccio scendere io! Una mummia! Non devo farmi suggestionare, è tutto finto! Sì, è soltanto... Fuori è già buio! Quando sono entrato c'era ancora luce, ora sarò costretto a restare qui finché farà giorno! Ti ho trovato! Pensavi di avermi ingannato! Oh, per favore, mi lasci rimanere qui finché mi sarà passata la paura! Sono spaventatissimo! È inutile che cerchi di impietosirmi. So benissimo qual è il tuo scopo. Vuoi vedere il film un'altra volta senza pagare il biglietto, vero? Sono una maschera esperta io! Se non hai soldi, sparisci! Aspetti un momento, i soldi li ho e sono disposta a pagare. Mi dia un altro biglietto! Qui non si accettano soldi dai delinquenti! So che sei un furfante a cui piace andare al cinema senza pagare. Qui non c'è posto per te. Quando il mio capo saprà che mi ha sbattuto fuori dal locale, mi darà certamente un aumento. Questa è troppo. Se non torni subito indietro, sono pronta a venirti a prendere col bazooka. Ma, Mini, che cosa stai facendo? Oh, non si preoccupi, capo. Sto dando la caccia a un teppista. Si tolga di mezzo! Devo trovare un film rilassante per calmarmi un po'. Gli allegri puledrini dell'Isola Verde mi sembra la pellicola ideale per distendere i nervi, sì! Cielo! Finalmente un po' di pace e tranquillità! Cribio, tu non sei un allegro puledrino. Togli la faccia dallo schermo. Mi scusi, capo, ma devo andare a catturare quel picchio. Stia seduto qui e aspetti che io abbia finito. Siamo diventati amici. Ehi, chi ti ha conciato così? Mini! Oh sì,
hai tutta la mia comprensione, capo. Mi ha perseguitato per tutta la sera. Eccomi, capo. Quel mascalzone è riuscito a scappare, ma prima o poi lo troverò. Questi galloni non fanno per te, Minnie. Sei degradata. Come maschera sei assolutamente incapace. Non solo mi hai legato come un salame, ma hai trattato malissimo i clienti. È un comportamento inaccettabile. Mi ha fatto spaventare. Hai fatto spaventare il signore. Non ha accettato i miei soldi. Gli hai rifiutato il biglietto. Ciò è grave. Anzi, gravissimo. Ricordatelo. Inoltre... Ha disturbato più volte la platea durante la proiezione del film. Ah! Hai rovinato la visione dello spettacolo agli spettatori. Sono mortificato. Sia gentile. Non faccia reclamo presso la direzione del cinema, signor Picchiarello. Potrei perdere il lavoro. Veramente? Sono disposto a fare qualunque cosa per lei. Qualunque cosa? I titoli di oggi sono Le avventure di Picchiarello, Picchiarello Superstar, Picchiarello ai 40 ladroni. Sai, Minnie, nelle vostre sale si proiettano i film migliori della città. Chissà chi li ha scelti. E con la carta d'oro che mi ha regalato la direzione del Megaplex, potrò entrare gratis per tutta la vita. Io ti tengo d'occhio, Picchiarello, ricordatelo bene. Prima o poi ci rivedremo, non resterò chiusa qui per sempre.